Cioè, l'altra volta siamo infilati. Esatto. Hai visto subito che piazza, eh? Com'è? Sì, sì. Aspetta. Ottima la prima, neanche buona la prima, che diciamo? L'ha vinto. Il tuo esordio come lo giudichi? Sì. Bene, no? No, sono contento, anche perché comunque è stata una settimana particolare con il passaggio e tutto quanto, e quindi niente, devo dire che mi sono trovato subito molto bene dai primi due allenamenti e sono contento che siamo riusciti a vincere una partita molto difficile. In campo ci hai messo un po' a trovare i movimenti, ti sei subito trovato a tuo agio? Ma diciamo che comunque è un ruolo che conosco bene e quindi nei due giorni d'allenamento ci sono stati dei consigli che mi hanno fatto capire quali erano i movimenti da adottare poi nella partita. E poi è normale che magari in campo dopo un po' di tempo riesci a capire meglio anche certi automatismi. Chi è che ti ha consigliato di più in questi due giorni? No, io direi tutti quanti, nel senso a partire dal mister, dai compagni di squadra di centrocampo, ma anche della difesa, comunque dove si devono intersecare alcuni movimenti e niente, poi penso che è stato facile perché comunque si vede subito che una squadra in salute, una squadra che ha voglia di fare, in cui tutti si aiutano e diciamo che è stato facile per questo motivo, grazie soprattutto ai miei nuovi compagni. Senti, primo approccio con lo spogliatoio in questi primi due giorni, come è andato? L'approccio è stato veramente, veramente positivo, nel senso che niente, non c'è stato neanche tanto tempo di pensare, sono arrivato, ho fatto subito allenamento e poi secondo me il fatto di andare subito in campo la partita ti aiuta sicuramente a conoscere ancora meglio i tuoi compagni e ad essere subito coinvolto al 100%, quindi direi che è stato molto, molto facile. E lo stadio, tifosi, eri abituato a uno stadio magari con più gente ma un po' più ribollente in senso... Sì, c'era... A Genova c'è sicuramente un clima differente ora perché c'è molta rabbia, diciamo, per questa situazione. Ieri a Padova direi che ho visto della gente positiva che vuole comunque aiutare la squadra e penso che sia giusto perché comunque deve arrivare sempre il supporto che è la cosa più importante e penso che l'essere positivi in un gruppo, tutti i componenti di una società, di un gruppo, di una città si possono fare grandi cose perché è la positività che comunque ti fa fare il salto di qualità secondo me.